La NAO Assomed Abruzzo di Teramo, sindacato dei medici ospedalieri, interviene nel dibattito sul nuovo ospedale teramano. Più che essere un contenitore, sostiene, dovrà essere ricco di contenuti, cioè di professionisti e tecnologie. Questo nuovo ospedale, come ve lo immaginate? Il nuovo ospedale deve essere un ospedale del futuro, come piace definirlo. Vuol dire un ospedale ricco di contenuti e che abbiano un'importanza prioritaria rispetto al contenitore. I contenuti sono quelli di un ospedale all'avanguardia nelle tecnologie e nel personale che ci lavora, medico, di professioni sanitarie e infermieristico. Che sia un ospedale con una mensa, con un asilo nido, una scuola materna, sia facilmente accessibile soprattutto dalla popolazione anziana, che è sempre una fetta maggiore di utenza e spesso non accede alle cure sanitarie proprio per difficoltà a raggiungere l'ospedale. In quanto al vecchio ospedale Mazzini, il sindacato ANAO chiede di sapere quale sarà la sua destinazione e l'area su cui insiste per evitare che faccia la fine dell'ex manicomio, per anni rifugio di gatti e piccioni. Voi siete un po' preoccupati invece del vecchio ospedale, cosa ne sarà del Mazzini? Sì, il progetto del nuovo ospedale deve essere parallelo ad un progetto di riqualificazione di quello che si lascia, sempre che questo sia il progetto definitivo, perché noi parliamo di progetti ma concretamente ancora non mi sembra si sia definito nulla. Per evitare la fine del vecchio manicomio, prima di fare progetti di qualcosa di nuovo è bene avere chiaro come riqualificare la zona e la struttura che definiamo vecchia. Dubbi e perplessità da parte della NAO anche sullo strumento del project financing, cioè del privato, che si impegna a costruire una parte dell'ospedale. Esperienze che in altre regioni d'Italia non sarebbero state tutte lusinghiere. Insomma, non vi convince tanto. Sì, non ci convince perché ci basiamo su esperienze che ci hanno preceduto, no? Che poi questo è il ruolo dell'esperienza, evitare che si ripetano degli errori già commessi. Il problema del project è inevitabilmente che grava poi la sanità e i servizi sanitari con il pagamento di un canone che, se molto elevato, rischia di essere un cappio al collo della sanità, con una sottrazione di finanziamenti e di risorse che inevitabilmente è a spese dell'utenza. Quindi voi che cosa proponete? Ci sono anche forme di finanziamento alternativo, si potrebbero valutare quelle, finanziamenti con l'INAIL, con la Cassa Mutui, insomma. E poi sembra che con la nuova finanziaria siano stati stanziati anche dei fondi per la riqualificazione e la spesa sanitaria.